Se la vostra idea, quando pensate a un artista, è quella di una persona povera, fallita, frustrata, bene, allora non guardate questo video, perché Tamara Dell'Empica era tutto il contrario di questo. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo della regina indiscussa dell'arte del Novecento. Nata in Polonia, Tamara Dell'Empica era figlia di un famoso avvocato polacco. La madre invece frequentava l'alta società di Varsavia. In realtà non sappiamo molto sulla sua vera data di nascita perché lei amava molto creare questo mistero dietro la sua figura. Diceva infatti di essere nata nel 1902. Cosa impossibile perché la sorella minore era nata nel 1899. Con la morte del padre andò a vivere a San Pietroburgo dalla zia, moglie di un ricco banchiere di San Pietroburgo. Così visse con i nonni ricchissimi che la viziarono come meglio potevano. Con la nonna gira per il mondo e questa cosa gli servirà tantissimo per la sua crescita artistica. Teniamo a mente questo punto. A 15 anni si innamora e poi sposa un famoso avvocato di San Pietroburgo, Tadeusz Dell'Empica, dal quale lei prende il nome. Con la rivoluzione russa, Tadeusz viene arrestato dai bolscevichi e accusato di essere una spia dello zar. Tamara, con ottime doti persuasive, capitemi, riesce a far liberare il marito e scappano a Parigi. Ecco, questa introduzione ci dà un quadro generale sulla sua persona. Ricca, di cultura, con la passione del bello e senza scrupoli. Da adesso in poi inizia la sua vita da artista. A Parigi, infatti, studia presso l'Accademia della Grande Chaumière e nasce la figlia Cosette. Anche se lei dichiarava alla stampa di essere madre solo dei suoi dipinti e spacciava Cosette per la sorella minore. Diventa subito molto famosa come ritrattista della borghesia parigina. Padronanza delle forme, del colore, un talento che emerge sin da subito. Infatti, uno dei suoi dipinti più importanti e più famosi è anche uno dei primi della sua carriera, Autoritratto sulla Bugatti Verde. Naturalmente, tutta la cultura assorbita in giro per il mondo con la nonna, il culto della bellezza, la raffinatezza del sapere. Tutto questo ha dato i suoi frutti. Dipingeva soprattutto corpi di donne nude e questo si rifletteva sulla sua vita personale. Infatti era apertamente bisessuale. Ricordiamoci che erano gli anni 20. Nel 1925 fa la sua prima mostra personale a Milano. Chissà perché l'Italia è sempre un punto centrale per quasi tutti gli artisti del Novecento. Gabriele D'Annunzio, grande marpione, ci provò con lei invitandola nella sua villa e commissionandogli un ritratto. Ma Tamara non riuscì mai a terminare il ritratto perché le avances del D'Annunzio erano troppo spudorate. Gabriele, calma. Nel dipinto La Bella Raffaella vediamo tutta la sua passione verso il Caravaggio. Le luci, le ombre, la stoffa rossa. Guardando i suoi lavori si capisce il fascino del cubismo che integra e fa diventare suo. Influenze anche michelangelesche nelle forme, nelle modelle, nelle posizioni. Lo sfondo è caratterizzato da questi palazzi rimasti impressi nel suo primo viaggio a New York. Tamara diventa la musa di tutti, amata da tutti. Divorzia con il marito Tadeusz e sposa un barone. E insieme vanno a vivere negli Stati Uniti. Il barone era ebreo ed era il 1939. In America fa esperienza e lavora anche con altri grandi artisti. Nel 1980 muore nel sonno in Messico. Ci lascia quindi una donna incredibile che ha sfruttato il suo tempo per vivere la vita in maniera eccezionale e che ha lasciato a noi in eredità la sua arte. Stilista inimitabile, amante del lusso, della vita mondana, sposata con gli uomini più ricchi, ha fatto tutte le esperienze possibili. Nota curiosa è che il suo dipinto preferito era Madre Superiora, l'immagine di una suora. E in un mondo parallelo a quello della grande povertà, esisteva invece quello dei grandi eccessi. In questo mondo
esplodeva il genio di Tamara dell'Empica, che è stata sicuramente la più grande pittrice di tutti i tempi.